me fa calare. Prima, oggi è mercoledì 28 dicembre e noi siamo in viaggio per, avete capito ovviamente, per Milano, sì! Niente, siamo in viaggio da ormai tante ore, sì, è quasi l'una e... no, è l'una e mezza? No, è l'uno e quarto, perdonatemi, è l'uno e quarto, comunque dalle, sei, dalle 8 che siamo in viaggio, fate un po' voi il calcolo. Ancora manca non tanto per arrivare, però quel poco manca. Ho deciso di registrare questo weekly vlog per non fare un vlog spezzato ogni volta, perché è un macello poi che lo carico una volta a settimana, il vlog è per 6 settimane, cioè sarebbe il vlog di Milano, no, quindi faccio uno unico che però comprende tutto e non vorrei farlo di 45 minuti perché poi capisco che è pesante, quindi se me lo divido in due e lo carico o uno il martedì, uno il sabato, oppure tutti e due il martedì, ora vedo, dipende appunto dai minuti che registro. Ma dopo il canaro c'hai? Tutto quello che vuoi, che cavolo fai? Ehi! Arriva Mariano, troverai sulla strada, trovi una strada con dentro i cosi, quelli di plastica. Immaginatemi come vola il tempo. Perché lì ci sono delle scuole e tu apri la roccia. Cioè, io ci porto a casa. E che poi facciamo tutto meglio. Oh, ti troverai una rotonda. Darvi la buonanotte in quelli di Milano, vi vorrei fare il room tour. Allora, innanzitutto scusatemi per questo brufolo enorme che ho sulla fronte. Seconda cosa, perdonatemi se oggi il vlog è stato un po' spicciolo, ma purtroppo non abbiamo fatto davvero niente. Il pomeriggio è volato, abbiamo finito di mangiare alle 4, abbiamo fatto cena alle 9 e 3 quarti, quindi è stata un po' una giornata così. Ora è l'una, voi immaginate, e comunque non è presto. Quindi faccio il room tour e poi a letto. Qui si entra, qui c'è l'ingresso, alla sinistra c'è questo mobile, poi qui hanno messo il lettino per Greta, il divano, un tavolinetto, poi tavolinetto, poi c'è questa sedia fantastica realizzata da mio zio, tutta in legno, boh, è bellissima, bella TV, un'altra sedia d'onno, il tavolo, finestre, poi qui si entra nel corridoio. Qui c'è una scarpiera, un porta giubbini, vedete? Non c'è niente, però porta giubbini. E di qua la cucina. Vabbè, ovviamente una cucina. Qui dietro il microonde con un altro portacose nella finestra. Uscendo troviamo sempre nel corridoio, allora alla sinistra la camera dove dormono mamma e papà, eccola qua, armadio, arriviamo anche qui allo specchio e salutiamo, ok, e poi torniamo giù. Di qua c'è il secondo bagno, che è per il momento pieno di borsoni, altro specchio con la lavatrice, beh, ovviamente molto più piccolino.
qui c'è un altro bagno, però è occupato, quindi ve lo farò vedere direttamente domani. E poi qui c'è la camera dove dormo io, che è fatta così. Entrando alla sinistra questa scrivania con il computer, poi questo armadietto, qui la sedia dove tengo i cappotti e borse, il letto, l'armadio dove è il letto, poi c'è la valigia, il termosifone, ed ecco qua la mia cameretta. Quindi ecco qui la mia cameretta e questa è la casa completa. Il bagno ve lo farò vedere domani. Niente, io vado a letto perché sono stanca, morta. Ci vediamo domani, buonanotte. Buongiorno a tutte. Allora ragazzi, siamo già in macchina e sono esattamente le 11:10. La sveglia è stata alle 8:50 questa mattina, soltanto che poi fa una cosa, fa un'altra ancora, insomma si perde, si perdono le ore. Oggi direzione Como. Sì. Siamo in viaggio, non so quanto tempo ci aspetta, però tempo necessario. Siamo appena arrivati al centro di Como e ci sono tantissimi ristoranti, luoghi dove si mangiano, tantissimi, voi non potete immaginare. Non che da noi non ci sono ristoranti, non capite male, cioè probabilmente perché qui ci sono più persone, più, e quindi ovviamente anche più ristoranti, penso, eh. La fiera di Santa Lucia? Guardate un po', il mercato settimanale abbiamo beccato. Polleria, lo stinciriamo. Ma che bello! Mi piace, dai. Ma è libero. Non ho fatto la macchinetta perché non mi sono ricordata io. Siamo stati dentro il Duomo di Como e ora passiamo davanti a dei mercatini natalizi. Le persone che guardano male, sono mercatini natalizi con tutte cose tipiche della zona, cibo e accessori. Le scarpe del mondo, del mondo d'Italia, però. Ma voi ancora non l'avete visto? Aspettate. Ok, adesso questi prodotti tipici faccio. Vieni di qua. Voi ancora non l'avete mai visto, ma. Ma le scarpe le tue? Oh, grazie. Ora che mi obbliga a fare qualcosa? A me? Come dicevo prima, voi ancora non avete. Da un giorno che sto qui, voi ancora non avete visto Tommy. Eccolo qua. E saluta bene. Ciao. Oh. Va bene. Oh, ma dai, mi sono lasciato le scarpe. Ecco qua. Questo è il cancello scarpe. Il trenino. Non ci partire anche per qua. Ok. Il trenino. Eccolo qua. Ciao ciao. Aspetta. Ecco qui il lago di Como. Vabbè, ovviamente non si vede nulla perché c'è questa grata. Però, da quello che ho capito, probabilmente andremo a fare un giretto o sopra nel lago oppure fuori, cioè nel senso sopra, che c'è appunto una montagna lì su, e da lì si vede il lago tutto da sopra. Ora vediamo ancora, tutto da decidere. Fa freddo ragazzi, fa freddo. In ogni caso, anche tu la dovresti visitare. Lago di Como! Qui si vede molto meglio.
Qui c'è la passerella. Qui insomma questa cosa qui. Ecco, c'è la macchina. Ah, che gentile che sei! Sì, domani. C'è un chilometro. Ecco qui, ma cosa dici? Bello, bello. Siamo sulla funicolare. Il giro del lago dall'alto. Ma tu l'hai dimenticato? Io. Ah, questo è il convenzionale. Chi c'ha? Chi dorme qua? Vedete quel pezzo giù lontano, 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 lontano? È la Svizzera. Siamo proprio arrivati nella parte più alta del. Di Como e si vede tutta la città, bellissima. Mezz'ora di camminata per andare a vedere il faro. Chiasso, si parla italiano. Fa freddissimo. Dopo c'era la ma intanto qui le mie mani sono ghiacciate. Si vede qualcosa. Sono quattro cantoni. Il barbone di casa, ragazzi. No, dai, cancellalo. No, no, dai, c'è questo. Non stavo bene così, ma sto bene. Toglilo, dai. Vabbè, se porta vita chi non. Toglilo. No. Allora, 35 minuti di camminata per vedere questo faro. 35 minuti, ragazzi. Salita così, cioè. Guardate. Aspettate, vi faccio vedere tutto. Ce l'avrò. Eccolo qua. 35 minuti. Salita ripida. Sono stanca. Morta. Ma a me me l'hai fatta tutta? No. No, tutta la fase. Ecco qui il lago dal punto più in alto. Papà Pero. Eri passato quello che ti dà le cose qua. Sci. Sì, sì, sci va brutto. Una cosa importantissima, ragazzi, è successo. Thomas, lui, dai, su, fatevi vedere. È accaduto che stavamo nel lago di Como. Siamo scesi 7 gradini. Proprio per andare proprio affiancato davanti all'acqua. L'ottavo, però, era bagnatissimo, scivoloso. Io ho le gambe gelate. E sai cosa è accaduto? È cascato, raga, è cascato! Dentro il lago! Lui potrà dire, sono andato al lago di Como, wow! Guardate! Ma dentro, con i piedi! Aspetta. Si vede la schiuma? Si vede. È tutto bagnato, tutto! Ma poi vedo che siamo nel centro di Como! Vai, tutto bagnato! Tutti che c'è che mi guardano, quello! Ragazzi, destra, è mezzanotte! Destra, tre volte a destra, giusto? Mezzanotte, dobbiamo andare a dormire! E Mariano, Mariano! Domani mi sa che andiamo a Milano. No, vedete, mi sa andiamo a Milano. Ho un mal di testa, in pratica ha mangiato un tubo, quelli dell'acqua, che mi entra qui, passa tutto il cervello e arriva di qua. Io prima con la botta mi fa male il sedere. La rotonda prima di cavalcavia e gira a sinistra. Ho solamente male perché questo personaggio. Sì. Gigi Mariano, dove abita la Rossi lì abita di fronte ai alla polpocci. Scuola. Vabbè ragazzi, hai tu trovi la scuola sulla hai sinistra. Ah, sì, quindi niente, ci vediamo mangiamo, dopo a casa. Andiamo dove sta la scuola. Sì, appena dormire a casa. Oggi sono stanca morta rispetto a ieri sera, cioè ieri sera ero stanca ma non come oggi. Oggi comunque abbiamo fatto tantissima strada a piedi, ho detto 35 minuti, immaginate. E poi era montagna e mi ho messo molta stanchezza. Sì, sono stanca. Stasera ho mangiato la carne per un po', la carbonara per la carne per un po' rinforzarmi, però comunque sono stanca. E quindi pigiamino. Leggo qualche capitolo del libro che sto leggendo su Wattpad e poi subito a letto. È 1:30 è arrivata assolutamente l'ora di andare a letto, quindi vi invito alla buonanotte e noi ci vediamo.